sicuramente il risultato è un po' forte, ecco, chiaro, subire 4 gol non è mai, non vorremmo mai subirli, qualunque squadra. È chiaro che dobbiamo sicuramente ripartire da quelle prestazioni, da quelle situazioni che abbiamo fatto. Poi lo strascico andremo a analizzare come abbiamo preso i gol e valutare di cercare di migliorare. Avevamo sicuramente la prima mezz'ora, i ragazzi mi sono veramente piaciuti, perché abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo creato anche qualche occasione. Purtroppo, come hai detto bene te, da un nostro calcio d'angolo abbiamo preso una ripartenza che non va presa. Quella è la cosa più che dà fastidio. In un momento di partita dove davanti avevi una squadra sicuramente più forte, con le caratteristiche ben altre rispetto alle nostre, però ecco, se probabilmente se non prendiamo la ripartenza e poi subito dopo 3 minuti il secondo gol, magari qui ora stiamo analizzando una partita secondo me diversa. Andrea è il portiere titolare del Teramo, per cui c'è poco da dire se l'episodio o non l'episodio. Andrea ha fatto la sua partita. Poi l'episodio, purtroppo, come spesso capita, capita al portiere e purtroppo incide, però poi bisogna vedere anche su altre situazioni di gioco, come magari può sbagliare il centrale, come può sbagliare il terzino. Secondo noi, cioè Andrea, l'abbiamo scelto noi, perciò ci puntiamo fino all'ultimo. Il fatto di aver perso e adesso essere a un punto dai playout non indica niente. Cioè, il fatto comunque sia di poter fare queste prestazioni, secondo il mio punto di vista, riusciremo a fare quello che abbiamo fatto finora, cercando di vincere anche delle partite. Cioè, la striscia dei risultati positivi ci sono stati, per cui oggi, tra virgolette, abbiamo sofferto un po' di più per le circostanze che si sono date a creare, però l'obiettivo non cambia, ecco, per cui secondo me questa partita va cancellata al più presto, analizzarla e pensare subito alla partita di domenica.